I primi rumori sono cominciati all'alba. Qua e là ho sentito piccoli passi, qualche voce e poi il ronzio leggero delle biciclette. Volevo godermi la città così com'era, ancora assonnata, ma pronta a risvegliarsi, perché qui si inizia a lavorare molto presto. Poi, lungo le strade, il frastuono ha ripreso il sopravvento. Tra il viavai di gente in piena attività e bambini affamati. Del resto, in questo angolo del Vietnam, vivono persone che sembrano tagliate per gli affari. Ho iniziato a guadagnare i miei primi soldi quando avevo 8 anni. Mi ricordo, erano le prime vacanze estive al tempo delle elementari. La scuola era finita, io avevo ricevuto un premio e lo tenevo stretto fra le braccia. Mentre tornavo a casa, pensavo, la mia mamma mi cucinerà un pranzo buonissimo e mi darà un grande abbraccio. Ma quando sono arrivata a casa, non è successo niente di tutto questo. Mia madre aveva un piccolo negozio dove vendeva riso, farina, manioca e altri ingredienti come fagioli e zucchero grezzo. Quando sono arrivata da lei, le ho mostrato il premio. Lei mi ha guardato e mi ha detto, va bene, niente di più. Allora io le ho chiesto, cosa c'è da mangiare oggi? E lei mi ha risposto, niente. Non aveva guadagnato abbastanza per poter comprare del cibo. Mi sono messa subito a piangere. Lei è venuta da me e per consolarmi mi ha dato delle patate bollite. Prendi almeno queste, mi ha detto. Cercherò qualcosa per il tuo pranzo. Ma io quelle patate le ho buttate a terra. Non le voglio più, le ho detto. Voglio del riso. In quel momento mia mamma ha capito che avevo veramente fame, ma non poteva farci niente e anch'io ero dispiaciuta per come avevo reagito. Ma poco dopo lei mi ha detto, se mi aiuti, riusciamo a fare qualche soldo in più. Dividiamo questa merce. Tu andrai a venderli da un'altra parte. Così guadagneremo più in fretta e potremo comprare il cibo per il nostro pranzo. Ho subito accettato e anche mia sorella ha fatto la stessa cosa. Questo è stato il mio primo lavoretto durante le vacanze estive. Sì, fin dall'inizio ho fatto subito un sacco di soldi. Chiamalo senso degli affari o più semplicemente intraprendenza. Ora Miss V ha 3 ristoranti, un albergo e non sembra volerci fermare qui. Certo che quella bambina di 8 anni ne ha fatta di strada.